Presidente prima della fine del suo mandato, il prossimo 31 ottobre, però il traguardo del Ponte sul Vomano è stato siglato. Lunedì partono i lavori. Lunedì vengono consegnati i lavori all'esito dell'approvazione da parte del dirigente competente del progetto esecutivo. È stato un iter abbastanza complesso, è stato un iter che ha richiesto, anche su mia indicazione, un supplemento di verifiche interne agli uffici e anche esterne. Rispetto a queste sono soddisfatto perché credo che abbiamo adottato la scelta più giusta nell'interesse della collettività, nell'interesse di non perdere naturalmente un finanziamento e soprattutto di fare un'opera appunto che è utile. Smorzate dunque le polemiche, ora la consegna è, sono 6 mesi, insomma è questo il termine. Sì, noi lunedì abbiamo la consegna dell'opera, l'opera consta di 2 finanziamenti, uno ha delle scadenze ma noi abbiamo già predisposto la lettera con la richiesta di proroga perché in ogni caso un'opera che inizia, diciamo, come tutte le opere, può tranquillamente ottenere una proroga di alcuni mesi e comunque, come ho sempre detto, anche se non ci dovesse essere la sanzione così minima di qualche centinaio di euro, che insomma il gioco vale la candela. Per il resto le polemiche ci sono sempre, io sono abituato a lavorare. In questo caso a volte ho dato un timing che non è stato rispettato, ma c'è sempre stata una giustificazione perché quel timing non è stato rispettato, giustificazione di tipo oggettivo. Presidente, è pronto a lasciare il testimone, che bilancio fa? Bilancio per me soddisfacente perché ritengo che nelle condizioni date abbiamo fatto anche di più, soprattutto rimettendo al centro dell'attenzione un ente che era dato in via di estinzione. Questo è stato determinato, il merito va tutto ai miei collaboratori e agli uffici. Io l'unico plauso che mi faccio è quello di aver saputo scegliere sia i collaboratori politici che quelli amministrativi.